Se qualcuno ti dice sempre che bisogna lavorare e sudare per guadagnare, vuol dire che non ha mai fatto trading sui mercati finanziari. Chi lo ha fatto conosce... Ciao ragazzi! Namaste! Ho visto nell'ultimo video che Claudio mi ha risposto, dopo che io ho detto che capisco benissimo le sue scelte. E magari quando è stufo dice lascio tutto, non faccio più vlog, poi dopo ritorna perché essendo solo, non avendo amici, gli unici suoi amici e le persone con cui ha veramente un dialogo sono i suoi followers, i suoi seguaci, va, per parlare italiano correttamente. E lui mi ha detto che, vabbè, neanche quando era in Italia non aveva amici. Ma allora questa è una cosa caratteriale. Non tiene dal fatto che lui vive in una città, in una zona dove è tutto... cioè è abbastanza impossibile legare con altre persone, essendo anche emigrato. Lo dico perché... Volevo spiegargli cosa intendevo io non ha amici nel mondo reale. Sono quelle persone con quale tu ti fai delle sane risate, con quale puoi parlare delle cose che non puoi parlare in famiglia. Non si può parlare di tutto in famiglia. Sì, devi essere aperto con i tuoi, con la famiglia, con la moglie, con i figli, però un legame, una relazione di amicizia è un'altra cosa, un altro sapore, un'altra cosa. Con un amico puoi parlare, secondo me, cose molto diverse di quello che parli in casa con la moglie. Con la moglie parli cose importanti, essenza della vita... E fai anche le battute, ma dopo un certo periodo, un certo tempo, io ricordo, ne ho avuto una lunga relazione, sono stato 15 anni con una ragazza e ricordo che nei primi anni le battute erano un mischio di amicizia e fidanzata, moglie, cioè un tutto insieme. E poi dopo, mano a mano che la relazione va avanti, esce fuori il rispetto. E il rispetto è quello che ti blocca a fare certi discorsi che li fai con gli amici. Cioè nel senso, battute un po' sporche, parlare un po' di cose. E io quando parlo di amici parlo adesso... dello stesso sesso, cioè se io parlo con i miei amici maschi, certo, si parla di tutto, adesso capite, potete capire di quello che parlo io, cioè che intendo dire, politica, calcio, donne, figa, tutto, ecco, certi discorsi del genere in famiglia non li fai, e io dico che non va bene, non va molto bene questa cosa, perché poi tutta la tua attenzione è focussata sulla tua famiglia, come tu l'hai detto in questo video. Cioè tu sei focussato al 100% con la famiglia, ma tu magari ingrandisci un po' la libertà dei componenti della famiglia. Tu ti sei mai chiesto se la tua famiglia è veramente felice con la tua presenza morbosa al 100%, cioè nel senso che sicuramente il lato umano delle persone, cioè il lato umano, non può essere cambiato, cioè il tuo modo di essere maschio, Claudio, non so come spiegare, cazzo, cioè mi mancano le parole. Praticamente
tutta la tua attenzione è focussata sulla famiglia, no? E magari tu non te ne accorgi, ma tu ingradisci loro libertà. Se avessi dei amici con quale ti sfoghi, come dici te, magari ti fai delle belle risate. Io quando vado fuori e incontro i miei amici, ridiamo, cioè si fa delle risate per le stronzate, che poi dopo torno a casa e mi ricordo che bella risata che ho fatto, e se sto analizzando è una stronzata, però in quel momento lì, se si ride insieme, se si fanno le battute insieme, un'altra cosa. Non si confonde, non confondiamo la vita in famiglia con quella quella che puoi relazionare con i tuoi amici. Non lo so come spiegare, difficile, perché io non è che, ragazzi, non è che prendo appunti, poi dopo sto leggendo come vedo che fanno altri youtuber, poi dopo montano, no, io sono così, io vorrei vedere una persona che può parlare così. Sono pochi che parlano, non è che adesso sto a vantarmi, però sono pochi che hanno un discorso cursivo su un certo argomento senza mettersi a scrivere sui fogli di carta appunti, poi stanno lì dietro la camera, leggono, poi si ricordano, perché tante cose si dimenticano, poi tagliano, accorciano, tale cuccia. A cuccia barbun. Niente, Claudio, questo ti volevo dire. Che secondo me, non secondo me, perché, ripeto, tanti di voi pensate che io sono uno che non sa cosa vuol dire famiglia. Io sono stato 15 anni, Claudio, non lo so da quanto tempo stai te con Monia, ma io sono stato 15 anni insieme a una ragazza. Non siamo stati sposati, perché nessuno di noi due abbiamo pensato sia necessario. Quanto tempo c'è l'amore, si sta insieme. Quando non c'è l'amore, si divide, come ho fatto io con la mia ex, con quale siamo rimasti nei buoni rapporti. Ci sentiamo tutti i giorni, a cura di me, è come mia sorella. Anzi, è la persona più importante della mia vita e sarà per sempre. E anche se lei adesso ha la sua famiglia, siamo staccati da oltre 7 anni, viviamo in altri posti diversi, è così. Per cui non è che sono il mostro, il Daniel, che non sa, o magari non sa cosa vuol dire una relazione. Io con la mia ragazza siamo venuti in Italia insieme, abbiamo costruito qualcosa insieme, e poi se purtroppo la vita ci ha fatto cambiare, ci siamo lasciati. Niente, è così. Poi, no, questa è una cosa che mi è venuta in mente. Farò un tentativo di fare un live, perché non l'ho mai fatto in vita mia. Ho pochi follower, per cui saranno pochi a guardarmi, però per me va benissimo. Cioè basta che tutti quelli che mi fanno le domande sotto i commenti, se vogliono mi fanno le domande in diretta. Sì, farò un video. Per cui, niente, è così. Questo volevo dirti, Claudio. Amici sono amici, è bellissimo. Io quando vado a volare, porca puttana, io non vado a volare solo per il piacere di volo, è bellissimo, ma per stare in compagnia. Se trovo una foto, è stata una foto bellissima, molto bella. Eravamo in 10, forse di più, piloti, che eravamo seduti in decollo così, dietro c'è un piccolo bosco, una pineta, e erano tutti seduti e non era volabile, nel senso le condizioni per volo non erano buone in quel momento lì, e tutti stavano così pensierosi,
no, pensierosi, stavano e guardavano la linea d'orizzonte che poi non si vede, sono tutte le montagne, avete visto come io sono andato nella pineta a pisciare, quando sono tornato ho visto tutte queste sagome, tutti i miei amici che stavano così in silenzio, guardavano giù dal decolo, si vedeva il lago di Como in lontananza, il lago di Lugano in Svizzera. Cavolo, era una cosa bellissima. Ho preso il telefono, ho scattato la foto, è uscita una bellissima foto. Tutti da dietro, non si vede nessuna faccia, solo le sagome così. Dico, anche questo ti rende felice. Cioè il fatto di sentire i tuoi amici è un... Non so spiegarti, è difficile. Comunque capisci, un amico e una... o amici sono le cose diversamente della famiglia. Famiglia è più importante, ho capito. Però gli amici ti danno una dirita, ti fanno stare bene per vivere la tua famiglia in un'altra dimensione, dico. Poi magari non mi sono spiegato bene, perché cazzo... Sono 23:31, appena ho visto il tuo video, quello lì che l'hai fatto ultimo, come si chiama, aspetta, in giro per Borger, Texas. Appena l'ho visto, ho detto dai, ti rispondo. Va bene, ciao, non lo so niente, cioè, sì, ciao.